attenzione, è impazzito. Abbiamo assunto un dipendente embriaco? A quanto pare sì. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Farming Simulator. Questo penso che sarà un breve video, penso, è un tutorial. Praticamente è una cosa che hanno aggiunto, la cosplay. Che cos'è la cosplay? E praticamente era una mod di Farming precedenti, fino a 19, che consentiva a noi di creare un tragitto, selezionarlo e fare in modo che, giocando in singolarmente, possiamo mandare i nostri operai a consegnare la merce. Allora, io ho fatto diversi tentativi, solo che spero di aver capito. Quindi prendetela come un tutorial, ma no. Per iniziare a mandare i nostri dipendenti dove vogliamo, dobbiamo premere ESC. Andiamo nel secondo menu, che è dove ci sono i lavoratori attivi e tutti i macchinari. E poi crea lavoro. Andiamo qui direttamente, dobbiamo andare al mulino, dovrebbe essere punti di interesse, questo è il mulino per grano. Andiamo qua, selezioniamo il nostro trattorino, clicchiamo su crea lavoro, consegna, dobbiamo fare mulino per grano, vediamo se c'è qualcosa. Frantumatore, mulino per grano, perfetto. A circuito? No, non a circuito. Io spero che mettendo a circuito il lavoratore ritorni a casa. Nel caso, ovviamente, si interrompe e noi andiamo a prenderlo. E poi vediamo un po' come fare. Ma io penso che dobbiamo fare a circuito. Allora, io faccio inizio lavoro e vediamo che cosa succede. Se non succede niente, mi sparo. Va bene? Dai, inizio lavoro. È partito? Signori, tanto di cappello. Sta facendo un po' di testa sua. Dai, godiamoci questo questo viaggetto e vediamo cosa succede. Io nel frattempo tolgo l'HUD. Sta facendo tutto lui, ragazzi. Preso? Chiala, ma come guidi? Come guidi? Guarda là, ha scassato tutto. Scassato. Giovane! Signor! Che dobbiamo fare? Qua il comune ci arresta. Vediamo un pochettino. Ce la guardiamo, ragazzi, tutta. E vediamo che cosa succede. Ovviamente allo stop non ti ferma. Meno male non veniva nessuno. Possiamo guardare dentro, sì. Ok. Che spettacolo, eh? In teoria dovrebbe tornare indietro, in teoria. Se non lo fa, vabbè. Ok, ci siamo. Premiamo la visualizzazione esterna. Che cosa fa? Non ho capito perché si è fermato. C'era un ostacolo? A quanto pare sì.
Vediamo. Vediamo. Consegna? Grande così, ragazzi. Ha consegnato, ha consegnato. Adesso vediamo se ritorno indietro. Non arriviamo a 50.000, vabbè. In teoria dovrebbe tornare. Oh, ragazzi, tornare anche indietro. Spettacolo, spettacolo. Allora, ragazzi, nel frattempo che lei torna indietro, vi dico che questo possiamo farlo tranquillamente quando vogliamo. Va di là? No, torna indietro proprio. Ok. Vediamo se ha finito. Una volta tornato lì, se finisce oppure va in giro da sola. Spero di no. E nulla, stavo dicendo, questo. Ah, è così che fa. Ok, ragazzi. Noi allora dobbiamo. Dobbiamo. Ok. Cosa fa? Cosa sta facendo? Ah, ok. No, allora facciamo un lavoro. Facciamo crea lavoro. Vai a. E facciamolo tornare alla farm. Inizia lavoro. Dovevo partire. Perfetto. È cambiato? È cambiato. Ah sì, perché ho annullato il lavoro. Comunque, ragazzi, abbiamo capito che non dobbiamo fare al circuito, nel senso che gira intorno lì. Quindi no, non dobbiamo fare al circuito. Dobbiamo farlo tornare indietro e ame. Per quanto riguarda invece, stavo dicendo, che cazzo fa? Ma perché fa così? Comunque, stavo dicendo, nel frattempo che lui torna a casa, io spero che questo tutorial così, improvvisato, non è nemmeno un tutorial, ragazzi, prendetelo con le pinze perché io sono nuovo del mondo, quindi ho visto questa funzionalità, ho detto vabbè, facciamo un piccolo video dove mostro ai miei amici, al mio pubblico, che si può fare questa cosa senza mettere mod. E ragazzi, questo è quanto. Ci vediamo alla prossima. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Aprire la descrizione che ci sono tanti link a vostra disposizione, tra cui anche quello della piattaforma Viola, dove si fanno streaming. E niente, ragazzi. Ah, per gli streaming, ragazzi, come al solito, io sporadicamente sto facendo ancora sul computer vecchio, ancora devo comprarmi il nuovo. Sto facendo delle live, piccole live, così, giusto per. Intanto questo si ubriaca di nuovo. Spero da gennaio di ritornare a fare live come facevo prima, 4 volte a settimana, il lunedì, martedì, il giovedì e il venerdì. No, il giovedì e sabato, scusate. E dove appunto porterò live di. Bravo! Bravo, sei molto furbo tu, eh. Ok. Vabbè, ragazzi, non ci pensiamo. Ci vediamo senz'altro alla prossima, stavo dicendo. Ciao.